Ciao a tutti da 100% Ciociaro e benvenuti in questo nuovo video. Il Frosinone perde a Bologna per 2-1 dopo un primo tempo complicato in cui, seppur le cose stavano andando anche bene sul piano dell'atteggiamento, il Frosinone stava comunque gestendo i primi minuti in maniera adeguata. Si stava proponendo in avanti e anche ha avuto una chance con Oyono che dalla fascia è entrato in area di rigore. Ha tentennato forse un po' troppo, poteva scaricare sui compagni, ha preferito poi tirare ma non essendo veramente pericoloso. Sul ribaltamento di fronte il Bologna riesce ad arrivare in area di rigore e dopo un'azione un po' confusionaria, con il pallone che passa in mezzo a diversi piedi, sia dei giocatori del Bologna che nostri, poi ritorna al Bologna e credo con Selemakers, adesso non ricordo, mette il pallone in mezzo, Romagnoli devia la palla e c'è davanti alla porta Ferguson che deve solo appoggiarla. Se già ecco questo gol per come è venuto, un po' già, per il fatto che comunque avevamo un'azione praticamente precedente, ci ha un pochino demoralizzato, poi nessuno si poteva aspettare l'1-2 micidiale del Bologna con De Silvestri, a cui la palla è arrivata dopo che Turati ha effettuato un intervento con i pugni su un cross, forse potrebbe essere gestito meglio, butta la palla con i pugni al limite dell'area, c'è De Silvestri che non ci pensa due volte e colpisce la palla di testa mettendola in rete. Quindi due gol del Bologna nell'arco di un minuto e lì un po' ecco, forse ci siamo demoralizzati in pieno perché comunque prendere due gol a breve distanza fa sempre male. Non c'è subito la reazione del Frosinone, anzi il Bologna prende ancora più fiducia e prova poi a fare anche il terzo gol, forse un po' egoista Orsolini per come ha gestito la palla, si è trovato in una posizione un po' più defilata e ha tentato di calciare lo stesso, però era sulle ali dell'entusiasmo e quindi ci sta anche. Il Frosinone cresce piano piano, deve riassestarsi un attimo a livello mentale soprattutto, però è pericoloso solo verso il finale del primo tempo, dove trovare un gol sarebbe stato fondamentale, come era accaduto anche con la partita con il Sassuolo in casa. Ci ha provato Mazzitelli, ci abbiamo provato anche con un colpo di testa, mi sembra di Khedira, però vado a memoria adesso, molto debole, non siamo stati ecco, molto pericolosi, forse giusto Mazzitelli cioè, è quello che ci ha provato con più convinzione, Marchizza però anche lì niente. No, ma Chizza ha fatto tutte le occasioni nel secondo tempo, sì. Comunque non siamo stati incisivi, sottotono Sulè nel primo tempo, Reinier rispetto alla partita col Verona anche non ha dimostrato quella continuità che forse ci si aspettava, però ecco, serviva trovare un gol al primo tempo che non è arrivato. Nella ripresa ancora Bologna prova a chiuderla nella prima parte del secondo tempo, ma non ci riesce. Noi troviamo di compenso calcio di rigore procurato da Marvin Cuni che era entrato, bravo a procurarsi il rigore, che Sulè segna. E lì ecco, la partita si rimette sui binari per quantomeno il pareggio. Però non riusciamo a essere pericolosi come dovremmo, rischiamo qualche contropiede,
Marchizza, ripeto, a due occasioni non le riesce a sfruttare, di su tutte quella proprio allo scadere. Peccato, tra l'altro viene espulso anche Mazzitelli, quindi in una partita che si è messa un po' così per noi, un po' in salita, però ci sta poi nell'arco del campionato beccare questo tipo di partite. Comunque, a livello di classifica non c'è da preoccuparsi perché al momento, perché stiamo facendo il nostro campionato, abbiamo fatto fino adesso delle ottime prestazioni per la nostra realtà. Gli avversari, sia che siano di alta fascia che di medio-bassa, li affrontiamo allo stesso modo, quindi su questo non mi preoccupo. Non c'è, cioè, al momento bisogna solo resettare un attimo, ecco, per riconcentrarci subito per la prossima trasferta, che forse è ancora più insidiosa, con il Cagliari, che ha rischiato di vincerla contro la Salernitana, quindi dovremmo stare concentrati. Che dire, ci tenevamo magari a portare, ecco, punti, che fosse un pareggio, soprattutto per come si era messa, o una vittoria, però è andata così, ripeto. Nell'arco del campionato questo tipo di partite potranno capitare, e sarà poi nel mister riuscire a cogliere i lati positivi di ciò che è stata questa partita e farli arrivare ai ragazzi per rendere poi meglio nella prossima. Per questo video è tutto, vi invito a iscrivervi al canale e mettere mi piace, e noi ci vediamo alla prossima dopo Cagliari Frosinone. Ciao!